Gli artigiani sono favorevoli all'idea di una nuova isola proposta dall'assessore all'artigianato Cucureddu. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio. L'assessore regionale al turismo e artigianato Franco Cucureddu, nel corso della fiera di San Marco ad Ollastra, ha presentato una proposta di legge per il ripristino dell'isola, l'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigianale, un'iniziativa che mira a sostenere e valorizzare l'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna, un settore che nonostante il suo piccolo volume rappresenta una parte significativa dell'identità culturale e dell'economia regionale, con esportazioni che superano i 25 milioni di euro. Presenterà una proposta di legge proprio per la reistituzione dell'isola. Io non so se ci sia spazio per un ente autonomo oppure se ci sarà un unico ente, un'agenzia, insomma vedremo un po' la forma, che si occuperà del marketing e di dare valore ai prodotti, sia quelli turistici che quelli agricoli che quelli artigianali. Una proposta che è stata accolta favorevolmente da Marco Franceschi di Confartigianato Imprese Oristano, che ha sottolineato l'importanza di questa idea per preservare le tradizioni locali. Ha messo in evidenza le sfide come i costi elevati e le complessità burocratiche che affrontano gli artigiani, sostenendo l'urgenza di misure legislative per proteggere questi mestieri dall'estinzione. La proposta legislativa include anche la creazione di un albo specifico per gli artigiani artistici, facilitando il riconoscimento e il supporto a queste delicate attività. La lotta contro la contraffazione è un altro punto chiave della proposta, essenziale per garantire l'autenticità e la qualità del prodotto artigianale sardo nel mercato globale. Un sostegno considerato cruciale per mantenere la diversità e l'unicità dell'artigianato sardo, offrendo una risorsa contro l'omologazione indotta dalla globalizzazione. In seguito alla nota informativa dell'ASL Gallura concernente il rafforzamento delle misure di prevenzione, sorveglianza ed interventi risposta alla circolazione del virus dengue, il sindaco Settimo Nizzi raccomanda ai cittadini di Olbia di porre in essere tutte le opportune iniziative di prevenzione dirette alla popolazione generale e delle categorie di soggetti maggiormente esposti. L'ASL ci ha comunicato che una persona nel nostro territorio potrebbe avere avuto un esordio di questo virus, afferma Nizzi. Occorre quindi potenziare la capacità della collettività e degli individui di ridurre i focolai di sviluppo larvale del vettore, ovvero zanzare appartenenti al genere Aedes, e procedere all'adozione delle necessarie misure di prevenzione individuali. La situazione attuale non desta preoccupazione, ma è sempre bene tenere alta la guardia. Ricevere il plauso anche dal neo assessore regionale della sanità, la prima RSA Hospice del Nord-Ovest Sardegna con sede a Sorso, inaugurata nei giorni scorsi. Sono 60 i posti letto a disposizione tra residenza sanitaria, assistenziale e hospice. Sentiamo Stefania Costa. È il primo hospice del nord-ovest Sardegna, la prima RSA della ASL numero 1 da 54 posti letto di residenza sanitaria assistenziale e 6 di hospice. Si estende su una superficie di circa 5.000 metri quadri, suddivisa su 4 piani, e verde tutto intorno. L'accreditamento istituzionale è del 28 marzo scorso e dopo l'ultimo passaggio burocratico la struttura con sede a Sorso è pronta ad aprire porte e alloggi a partire dal prossimo 6 maggio. È la prima RSA pubblica nel nord-ovest Sardegna, il primo hospice nella storia del nord-ovest Sardegna. Eravamo, credo, una delle poche aziende sanitarie d'Italia a non avere questi servizi in pancia alla pubblica amministrazione. La residenza sanitaria assistenziale è una struttura residenziale che garantisce assistenza H24 7 giorni su 7, dove gli ospiti potranno ricevere l'erogazione di prestazioni sanitarie, di recupero funzionale e inserimento sociale. La RSA è progettata e organizzata per accogliere utenti affetti da malattie cronico-invalidanti, non autosufficienti e che, sebbene non necessitino di ricovero in ospedale, non sono assistibili all'interno della loro dimora. Il nucleo ospice invece prevede un complesso integrato di servizi tra prestazioni sanitarie assistenziali e alberghiere per persone affette da una malattia grave, progressiva, in fase avanzata e con una prognosi gravissima. L'obiettivo è migliorare la qualità della vita, alleviare il dolore, e si inserisce all'interno della rete delle cure palliative che opera in stretta integrazione con l'assistenza domiciliare. A gestirla sarà la cooperativa sociale Onlus Medi Hospice.
Paura nella tarda serata di ieri per un incendio che si è propagato nella pineta di Capocomino sul litorale di Seniscola. Per cause in corso di accertamento, l'incendio, secondo i vigili del fuoco, è partito da un chiosco bar e si è propagato nella pineta a ridosso della spiaggia. Le operazioni per contenere le fiamme sono andate avanti per oltre 4 ore. La bonifica è stata ultimata intorno alle 2 di notte. Sul posto, oltre alla squadra di vigili del fuoco di Seniscola, è stata inviata in supporto anche l'autobot della sede centrale di Nuoro. Presenti anche i carabinieri e i barracelli. È partita il 19 aprile e proseguirà per altri 5 appuntamenti fino a giugno un'importante iniziativa di Pet Therapy rivolta agli ospiti del centro riattivazione Alzheimer di San Camillo a Sassari. Durante la prima sessione i pazienti hanno avuto modo di interagire con due pony. Valentina Ruglio. Due pony, Fulmine e Pioggia, sono diventati terapisti per un giorno a beneficio degli ospiti del centro di riattivazione Alzheimer di San Camillo a Sassari, dove il 19 aprile è partito ufficialmente il primo di 6 appuntamenti di pet therapy dedicati ai malati di un morbo che in Sardegna ha un'incidenza del 36%, con Sassari terza provincia in Italia con il 38% nel rapporto malati abitanti. Un'iniziativa di zooterapia che già da diversi anni ha dimostrato di poter ridurre gli effetti più severi della malattia e che il centro di San Camillo ha intenzione di rendere strutturale. Therapy è ormai a livello scientifico anche un'attività molto importante per i malati che hanno problemi neuropsicologici, neurologici e psichiatrici anche. E certamente con questa iniziativa vogliamo potenziare il nostro centro con tutte le attività che facciamo, dall'arte terapia alla musicoterapia, al teatro e il lavoro manuale. Gli animali possono essere potenti alleati contro la demenza. Infatti, grazie al loro contributo, nei ricoverati diminuisce il senso di solitudine e migliora il tono dell'umore. Il cavallo, anche solo la presenza scatena ossitocina e serotonina, che sono quelle due sostanze che ci fanno dire che amiamo il mondo e siamo felici. I pazienti vengono invitati ad accarezzare gli animali, spazzolarli e porgergli piccoli bocconi, tutta una serie di attività che contribuiscono ad aumentare nel malato la consapevolezza corporea e il senso di responsabilità. Un contatto tramite le carezze, tramite la vicinanza, il respiro, queste cose qua, l'odore. E poi sì, proprio la parte attiva, proprio del ti aiuto a sostenerti, e poi la terza parte sarebbe la parte della pulizia, okay? In modo tale che si abbia una consapevolezza corporea il più possibile ampia, okay? Che poi fa da specchio alla propria, semplicemente. Ha fatto tappa da Semini ieri la psicologa forense Roberta Bruzzone per presentare il suo libro Favole da incubo. Per l'occasione ha parlato anche del tentato omicidio avvenuto la settimana scorsa a Carbonia, analizzando il profilo psicologico del 53enne che con la sua auto si è schiantato contro quella della sua ex. Sentiamo Tatiana Picciau di UTG. Stereotipi, manipolazione, patriarcato, la violenza sulle donne parte da qui, ne è convinta la psicologa forense Roberta Bruzzone, che ieri ha fatto tappa da Semini per presentare il suo libro Favole da incubo. Bruzzone ha analizzato anche il tentato omicidio avvenuto a Carbonia lo scorso 17 aprile e in particolare il profilo psicologico di Alessio Zonza, la guardia giurata di 53 anni che ha causato l'incidente lungo la statale 126, schiantandosi con l'auto contro quella di Amanda Gallo, 45 anni. Un uomo che non accetta che una donna possa respingerlo, perché in realtà non c'era alcuna storia tra i due, che si trasforma in persecutore proprio perché evidentemente era qualcuno che aveva un'idea di sé talmente spropositata che riteneva impossibile che una donna potesse resistergli, e a quel punto diventa molto molesto. Lei lo segnala al datore di lavoro perché lavoravano vicini. Il datore di lavoro lo allontana e lui vive questa cosa con una sorta di umiliazione pubblica, e probabilmente complice una personalità narcisistica, almeno questo sospetto, questa umiliazione pubblica si trasforma in un rancore insanabile, insuperabile, che poi lo porta a progettare questo omicidio, perché di fatto chiaramente quello che ha fatto era finalizzato a uccidere questa donna. Aveva peraltro uno strumento contundente in auto, quindi probabilmente pensava di riuscire a avere ancora la forza di uscire e, laddove fosse ancora viva lei, di finirla a colpi di martello. Non ci è riuscito miracolosamente, anche se questa signora versa in condizioni comunque molto serie.
ma l'obiettivo era certamente quello di assassinarla, esclusivamente per vendicarsi del fatto di essere stato smascherato e visto da tutti per quello che era, un aggressore, un predatore, insomma. La dottoressa Bruzzone affronta in modo ironico e pungente temi drammatici e delicati, riuscendo a far riflettere ma allo stesso tempo strappando un sorriso a chi l'ascolta. Ieri ad Assemini, di fronte a un pubblico di circa 400 persone, ha parlato anche di aborto e delle affermazioni fatte in TV da Incoronata Boccia. L'aborto è una scelta soggettiva e non è detto che sia per forza drammatica, ha detto durante la presentazione del suo libro, un'opera che analizza 10 più 1 storie di femminicidi da raccontare per impedire che accadano ancora. Oggi insomma riflettiamo un po' sul femminicidio, sul tema del femminicidio, ma io vorrei soprattutto riflettere su quelli che sono gli antecedenti, cioè quali sono gli ingredienti che trasformano queste favole iniziali negli incubi mortali che poi racconto nel libro. Quindi vorrei insomma riflettere insieme ai presenti anche sul ruolo degli stereotipi di genere, non soltanto della manipolazione affettiva.